il temporale della notte, la pioggia della mattinata, il vento gelido a Rivera delle Palme, c'è il Sambodromo. Allora benvenuti a Samba Teramo, 9 ottobre, della sesta giornata del girone di andata del campionato di serie D, girone F. Il big match di questa giornata, si affrontano la Samb e la Teramo capolista. Allora agli ordini del direttore di gara Lirio Marinelli di Tivoli si vanno ad affrontare le seguenti formazioni. Partiamo dagli ospiti, dal Teramo che schiera Cialdini tra i pali, con il numero 2 De Fabrizis, con il 3 Chauvet, con il 4 Valentini, con il 5 Calabuig, con il 6 Ferrani, con il 7 l'ex Sant'Egidiese Laboraggine, con l'8 Vitone, con il 9 il capocannoniere del torneo Arcamon, con il numero 10 Masini, con l'11 Petrelli. Tra i pali ci sarà Di Vincenzo, in difesa, come abbiamo detto, con il numero 2 Marini, con il numero 3 Iani, con il numero 6 ci sarà Mengo, con il numero 4 al centrocampo Cucù, con il numero 5 Gramacci, con il numero 8 Rulli. Agiranno loro tre da centrocampisti centrali, sugli esterni Bordi e Zazzetta, in avanti Pazzi e Napolano. Come abbiamo detto, l'esclusione di Giorgio Di Vicino, Pazzi ce l'ha fatta a recuperare in 15 giorni dallo stiramento muscolare, è regolarmente in campo, partirà titolare. In panchina c'è Alex Gibbs, c'è Di Vicino, ci sono Biondi, Puglia e Storani. 500 poco più sostenitori del Teramo arrivati nella Riviera delle Palme, curva della San Benedettese praticamente piena e buona affluenza di pubblico anche in tribuna centrale e laterale. È iniziata Samba Teramo con i rossoblù che gestiscono il primo possesso di palla. Pazzi sbaglia il passaggio, ora il Teramo recupera palla, gestisce con Ferrani. Bordi si appoggia all'indietro a Mengo, apre Mengo, lo stop di Napolano, adesso la Samba che prova a venire in avanti. Napolano cerca Pazzi in area, lo stop di Pazzi, se ne va Pazzi, il tiro di Pazzi, la palla che attraversa tutta l'area di rigore. Napolano aveva provato il passaggio per Gramacci, palla all'interno dell'area di rigore, Cucù di testa, c'è Pazzi che segna, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. 4 giocatori da Samb all'interno dell'area di rigore, da 5, la palla che va dentro Rulli, la palla resta lì, ancora Rulli, poi spazzata in due volte. Alla fine in qualche modo prova a ripartire il Teramo, Bordi controlla e tira. Mengo, Marini, Pazzi per Napolano, Cucù, poteva lasciare scorrere il pallone Cucù, alla fine perde una brutta palla e Palladini si infuria. Attenzione perché qui scivola, scivola Marini, c'è una ghiotta occasione per Masini. Mengo, Rulli, se ne va in mezzo a due Rulli, riesce a seguire Napolano, c'è spazio per Bordi sulla destra, se ne va Bordi, palla dentro, Pazzi di tacco, Cialdini blocca. Sade l'incitamento dei tifosi della curva nord. Palo di Arcamone su Mengo, prova a risalire il Teramo con De Fabrizis, palla al limite, attenzione in area, Masini, il Teramo in vantaggio, minuto 29, il Teramo in vantaggio con Masini, ma troppo facile questa azione del Teramo. Mette fuori Bordi, finisce qui il primo tempo, la Samba è sotto 1-0 nell'unica occasione avuta dal Teramo
gli abruzzesi hanno fatto centro. Dunque siamo sotto, vedremo nel secondo tempo cosa deciderà di fare mister Palladini, per ora si scalda Storani, è possibile dunque una samba cambiata, d'inizio ripresa. Sta per iniziare il secondo tempo, ricordiamo il parziale con il Teramo che sta espugnando fino a questo momento il Riviera delle Palme per 1-0 grazie al gol messo segno al 29esimo da Masini, l'ex attaccante del Lugo Canistro che anche l'anno scorso ci segnò proprio nella trasferta di Canistro. Samba effettuato un cambio, dentro Storani, fuori Cuccu, dunque si cerca più spinta sulle fasce con l'innesto dell'ex Sant'Egidiese Storani, proprietà del Parma. Zazzetta, Gramacci, Zazzetta mette il pallone al limite dell'area, Pazzi, Bordi, Napolano, ancora per Bordi, entra in area Bordi. Il tiro di Bordi stava per sorprendere Cialdini. Napolano è uscita per il pallone avanti. Scusate, Napolano in tacco per Bordi, qui viene fischiato un fallo a Pazzi, viene anche ammonito Pazzi. Va Cialdini, se ne va Arcamone, fallo di Mengo, attenzione perché sarebbe arrivare il cartellino rosso per Mengo. Anche questa decisione abbastanza dubbia, anche perché c'erano altri due giocatori della Samb. Calcio di punizione per il Teramo, Samb in 10, sotto di un gol. Parte grande parata di Vincenzo, poi ancora di Vincenzo. Che portiere Mattia Di Vincenzo. Scarica per Gramacci. Gramacci dentro per Pazzi. Pazzi, le finte di Pazzi, cala a terra. Tutto regolare ovviamente, tutto regolare. Rulli. Rulli, il destro di Rulli e Cialdini. Gramacci. Sbaglia Gramacci, attenzione, 2 contro 2. Petrella, bravo Di Vincenzo. Forte della superiorità numerica, del vantaggio. Calabuig per Vitone. Ferrani. Attenzione perché c'è il raddoppio del Teramo. Zazzetta, qui si perde Petrella. Davvero clamoroso l'errore di Zazzetta in questo caso. Si è fatto aggirare da Petrella. Ed è 2-0 a questo punto. Insomma, la gara che ha poco da dire. Zazzetta, Pazzi, Gramacci. Cade a terra Pazzi. Calcio di rigore per la Samb. Calcio di rigore per la Samb. È ammonizione per De Fabrizis. Pazzi contro Cialdini. Per regalarci un finale di gara più interessante. Parte Pazzi. Il destro è il gol di Pazzi. 2-1. La Samb che accorcia. Napolano, Zazzetta, palla dentro, la palla lì, Storani, si divora il gol,
si divora il gol del 2-2 Storani. Sta succedendo di tutto. Ammonito Gibbs. Era da ammonire De Fabrizis che ha fatto lo sgambetto a Gibbs, che era già ammonito. Successo di tutto. Marini rischia qualcosa, riesce ad uscire dalla difesa, a servire Gibbs, la posizione irregolare, incredibile. Anche questa chiamata al limite. Sbagliata la rimessa. Samba mollato, Arcamone per Masini Di Vincenzo e gol del Teramo, 3-1. Ma la Samba aveva mollato. Si chiude qui 1-3 quando siamo giunti al 48esimo. Vicino. Finisce qui il Teramo espugna la Riviera delle Palme di San Benedetto 3-1, una gara condizionata sicuramente dall'arbitraggio, una gara comunque che ha detto che il Teramo è la squadra più forte del girone in questo momento. La Samba che tornerà in campo domenica prossima lo farà a Montesilvano contro la Renato Curi angolana per la settima giornata di campionato. A risentirci domenica prossima.